Bentrovati, girando in Italia, ma anche nella nostra regione, avremo modo di trovare tanti mega immobili abbandonati, immobili di proprietà pubblica o immobili che sono divenuti di proprietà privata ma non utilizzati. Guardate un po' queste immagini. Vedete? Questa è una mega struttura su 3.000 metri quadri che fu data all'Enel quando era l'Enel una società di Stato. In che modo? Il comune di Maglie una ventina di anni fa, guardate quanto è imponente la struttura, espropriò un terreno privato per utilizzare la sede futura dell'Enel e inserirla all'interno del piano di insediamento artigianale, ossia di investimenti che poi potessero soddisfare un pubblico interesse. Per circa una decina di anni questi locali sono stati utilizzati dall'Ente Nazionale Energia Elettrica, ma da 5, 6 o 7 anni più o meno sono stati abbandonati, ossia l'Enel non ha più lì sede. Ma guardate gli interni, vedete? Sedie rotte, fascicoli buttati per terra, ma anche una rete, ma anche un panettone con delle bottiglie, quindi qualcuno presumibilmente sta utilizzando una parte di questa struttura come propria abitazione. Una volta uscita l'Enel, il comune di Maglie avrebbe tentato, attraverso una società vicina all'Enel che dovrebbe custodire e vendere l'immobile, di acquisirlo, ma a quanto sembra non si è giunti ad un accordo. Qual è la proposta che faccio io? Innanzitutto è scandaloso che con soldi pubblici viene acquisito un terreno, viene dato gratuitamente all'Enel, lo usa l'Enel sino a quando ne ha bisogno, diventa SPA e quindi società privata, non si importa più nulla dei soldi pubblici o di quanto ha fruito gratuitamente per anni e lascia il tutto abbandonato. Mentre a Maglie, l'importante comune del nostro Salento, si rischia di perdere il tribunale, la sede del tribunale, perché questo è ospitato in locali a dir poco discutibili. Allora, ecco la mia proposta. Si riavvii una trattativa tra il comune di Maglie, magari sentendo anche un cittadino di questo importante comune, ossia il ministro Fitto, che possa andare a parlare per esempio al ministro di Grazia e Giustizia per l'acquisizione dell'immobile affinché si possa ospitare il tribunale di Maglie e non si perda, per una riorganizzazione delle sedi giudiziarie, l'importante momento di giustizia pubblica del Salento. Bene, questa è una proposta. A voi le riflessioni sul degrado che questa struttura sta subendo, perché forse qualcuno non si sta preoccupando, e non mi riferisco alla politica. A domani.